3,60 probabilmente potete gonfiarlo anche di più perché avete un po' più di spazio, su un 3,50 la lunghezza è questa. Un 2,60, a me piacciono quelli neon perché il contrasto è bello, sembra un laser, ma potete farlo come volete, spingete l'aria in fondo e fate una bolla e lo legate, non vi serve tutto, ve ne serve solo una parte, così, ok? Questa parte si spinge all'interno con una torsione a mela, merliage twist, si prende il nodino dall'altra parte e quindi vi rimane così, 1, 2, 3, si gira, tenete la parte di nodo. Molte volte il problema della torsione a mela è che se uno poi sotto gli fa un'altra torsione o orecchio e non prende dentro il nodo, questo fa tac e salta via. Se vi succede quando è in mano al bambino siete fatti, non riuscite mai più ad attaccarlo. Per cui tenete la parte di nodino, che è questa qua che è dentro, che è fissata all'interno, e includetela in una torsione a orecchio. Bolla e torsione a orecchio. Qui non si può staccare, cioè puoi tirare quanto vuoi, non esce. Una e due. Senza questo è una pistola normale, sono fatti in argento, è una pistola tipo quella di Roger Rabbit, che ha inventato Roger Rabbit, quella grande che lui tira fuori al bagagliaio alla fine, che sta figa. Come? Due orecchie. Sì, sono due orecchie. Sono due orecchie perché lo tengono stabile. Sì. Un'altra bolla. E ora c'è un corpo d'uccello, cioè sono tre bolle, tutte della stessa grandezza. Guardate quanto spazio avete. Uno, due, schiacciate, tre, se questa è abbastanza morbida, ma di solito ce la fate. Ok? Anche se è rigido, di solito lo spazio per un'altra bolla da trasformare in un orecchio ce l'avete, se riuscite ad arrivare un po' più morbidi è meglio, però un'altra bolla che diventa un orecchio. Ok? L'impatto è grande, ha la forma di una pistola, si muove a movimento, fai pum pum, effettivamente qualcosa succede. E quindi questa è la versione della pistola laser che faccio io. Ripeto, sono due palloni.